La ringraziamo perché il caso di Alessandro Venturelli e Stefano Barilli effettivamente ha messo un po' tutti in allarme, no? Anche tutti i familiari, perché questi giovani che scompaiono, che non si capisce bene dove vanno. Intanto Modena ha preso, diciamo, l'inchiesta, in carico l'inchiesta per la scomparsa di Alessandro Venturelli. Sì, allora intanto buonasera. Sì, in effetti la squadra mobile di Modena dalla settimana scorsa appunto sta approfondendo quello che già era stato un fascicolo aperto appunto dalla Procura della Repubblica di Modena. Ovviamente è mutata la tipologia del fascicolo, inizialmente come fatti appunto non costituenti reato, e poi è invece stato iscritto contro ovviamente ignoti, però ci ha permesso appunto di iscrivere il fascicolo e poter fare degli accertamenti o comunque di... Da scomparsa volontaria, diciamo, che esatto, non è un reato, a sequestro di persona, così, esatto, il titolo contro di reato ignoti, è stato perché vi dà la possibilità naturalmente di fare, sì, poi c'erano state delle segnalazioni che comunque avevano lasciato avevano dato la possibilità di poter anche, ecco, circoscrivere proprio questa tipologia di condotta, che poi fortunatamente era comunque, queste segnalazioni sono apparse comunque infondate, ma comunque sono stati il presupposto appunto per la Procura della Repubblica anche di rivedere il fascicolo, che comunque era inizialmente stato iscritto sulla base anche comunque di un allontanamento volontario. Volontario. Senta, Paternoster, i casi però Barilli e Venturelli sono slegati, nel senso la Procura di Modena, con voi appunto la squadra mobile di Modena, vi occupate solo di Alessandro Venturelli, giusto? Sì, assolutamente. Anche, no, perché le mamme, giustamente, quando è uscita fuori proprio da chi l'ha visto questa fotografia, no? Che è suggestiva, perché insomma hanno i capelli proprio simili ai due ragazzi, naturalmente si sono in qualche modo mosse insieme, no? Quindi stanno chiedendo che cosa è successo. Quindi però bisogna naturalmente riuscire a capire se sono davvero loro due, quindi faccio un altro appello: se non sono loro due, fatevi avanti. Se stanno veramente insieme, perché siccome non ci sono punti di contatto, potrebbero invece essere divisi, e quindi li dobbiamo cercare anche divisi. Allora io direi con Raffaella Grigi e Marina Borrometi che cosa abbiamo scoperto, insomma, con i genitori, e Annalisa Venditti naturalmente, che si occupa anche lei di questo caso, che cosa abbiamo scoperto. Cioè, noi ovviamente con i genitori andiamo a cercare anche quello che i ragazzi, no, cliccano, cioè che cosa prima della scomparsa cercava in rete, per esempio Alessandro. Abbiamo fatto delle scoperte che sono davvero importanti, vediamo. È sera, sono le 21.35 del 29 novembre. Sei giorni prima di scomparire, Alessandro Venturelli cerca su internet i posti dove nascondersi. Che cosa esce fuori? Nella prima schermata c'è scritto: nascondere oggetti di valore in casa, il posto più sicuro. Ma non è quello che cerca Alessandro, evidentemente. Il ragazzo non deve nascondere oggetti. Più giù leggiamo: mollo tutto e sparisco, i 7 posti dove non ti troveranno mai. E quali sono questi posti? Viene citata subito la Finlandia, poi ci sono alcune isole, tra cui 2 in Italia, Capraia e Pianosa. Ci colpisce la Finlandia, perché qualche giorno dopo, il 3 dicembre, sempre in rete, Ale digita Helsinki, la capitale della Finlandia. È possibile che sia andato lì, o che voleva andare lì per nascondersi, e da cosa? È sempre collegato alla paura. Perché una persona, certo, si nasconde? Perché ha paura. Di che paura si tratti non l'ha mai detto. Da cosa fugge Alessandro? Negli ultimi 10 giorni lui si è isolato sia da noi che da anche dei suoi amici. Alessandro esce di casa, sta per varcare il cancello. Il papà lo riporta a casa. È il 5 dicembre, ha uno zaino con sé. Sono le 14.34. Ora la situazione è più calma. Padre e figlio stanno uscendo insieme. C'è anche il cane. Vogliono fare un giro in auto, ma siccome il cagnolino riesce ad uscire dal cancello, il papà scende dalla macchina e lo fa rientrare. Il cancello era così, vedi? Così. Sì. Quindi dopo la cagnolina che cosa ha fatto? Con la zampetta se l'è tirato così. Quindi tu sei sceso dalla macchina? Sono sceso dalla macchina e dopo l'ho riportata dentro.
Il tempo di venire qua. Il tempo di venire qua, di chiamare mia moglie, di dire guarda che è successo quello, arrivo in macchina. E Alessandro, che era in auto, non era... Non era più in auto. Questa è la stazione di Sassuolo, dove partono solo treni per Modena. Laggiù invece c'è un altro piccolo terminal dove ci sono le partenze per Reggio Emilia. E questo è il piazzale dove partono pullman per l'intera zona. Dunque Alessandro si allontana vestito così, una giacca a vento, pantaloni della tuta grigi e zainetto. Alessandro si veste sempre così sportivo. È possibile che sia il ragazzo di questa foto scattata da due nostre telespettatrici a Milano? C'è un'altra cosa che abbiamo scoperto. Sempre in rete Alessandro scrive come si traduce in inglese indosso un cappotto. Sicuramente non è legato al corso d'inglese che stava facendo. Sembra quasi una che lui stesse comunque chattando con qualcuno o comunque chiedendo questo, facendo questa domanda a qualcuno. È una suggestione, una coincidenza. Ma anche quel giovane della foto scattata dalle due nostre telespettatrici veste un cappotto. Lo stesso fa il giovane che gli sta accanto e che ha i capelli simili a Stefano Barilli, l'altro ventenne scomparso da Piacenza. La foto di Milano ci fa capire che non è una scomparsa volontaria e semplice. C'è molto mistero. Gli inquirenti sono molto prudenti su questa foto che è stata scattata e mandata a noi di Chi l'ha visto. La ragazza che sta facendo la foto inquadra anche la sua amica. Ha la mascherina rosa, lo vedete, in alto a destra. La giovane aveva visto la sera prima il nostro servizio e con la sua amica si trovava alla stazione a Milano. Stranieri italiani, non potete dirlo perché non abbiamo sentito parlare. Non li avete sentiti parlare? No, eravamo distanti perché non volevamo farci vedere in realtà che facevamo le foto. Certo, però... aspettavano qualcuno. Abbiamo visto movimenti. No, esatto, non abbiamo. Ma intorno a loro in realtà non c'era praticamente nessuno. È il 18 febbraio, intorno alle 18.30. Dove andavano o chi aspettavano quei due ragazzi? Dalle 19 in poi partono treni per Ventimiglia, Genova, Tirano, Bologna, Bergamo, Parma e in Svizzera, a Lugano. E poi Ancona, Locarno, Domodossola, Torino, Napoli, Roma, Udine, ma non solo, senza contare i frequenti treni per l'aeroporto di Malpensa. I due hanno due borsoni e spunta uno skateboard. O può essere uno snowboard e dunque servire nelle piste da sci. Sembra sicuramente uno skateboard, girato da questo lato. Ah. Si vede questa parte nera qua. Se fosse uno snowboard, guarda che differenza c'è. Nella foto si vede che spunta una ruota e le dimensioni rispetto a uno zaino sono queste, quindi sicuramente 100% skate. Non sappiamo chi siano quei due ragazzi. Alessandro e Stefano non si conoscevano. Se non sono loro e qualcuno conosce i due con il cappotto alla stazione di Milano, può contattarci? Fatto sta che Alessandro e Stefano mancano ancora, inspiegabilmente, da casa. Nei corsi c'è dell'altro. E ti posso assicurare che è tutto lì il problema, i corsi. Per Natasha è in rete che è successo qualcosa al suo Stefano e anche Roberta ha lo stesso sospetto per Alessandro e ripensa a quella strana mail che il figlio scrive il 21 ottobre. Annullo l'appuntamento di sabato, chiedo scusa. A chi scriveva? È un appuntamento a quattro occhi che Alessandro disdice secondo voi oppure è online? Secondo me è a quattro occhi. Io ho pensato online ma non è detto. I genitori di Alessandro ci dicono che i corsi che lui faceva erano tutti del tipo come scoprirsi più fortunati. Aveva il pallino della vendita e ad alcune lezioni assisteva anche dal vivo, come riprende lo stesso Alessandro. Si vende facile. Lui voleva fare un salto. Cioè lui, abbandonato la scuola, voleva comunque crescere. Il problema è che però se ti agganci al treno sbagliato rischi... grosso. Qual è stato il treno sbagliato di Alessandro? È possibile che abbia avuto un appuntamento prima di scomparire e per questo è voluto per forza uscire di casa con tanta determinazione? Magari si è messo in un giro più grosso di lui, legato proprio alla formazione sul web.
A casa di Alessandro e Stefano i giorni passano tra angoscia e paura. Stare dietro a Stefano non era facile. Era un vulcano di idee, un minuto era una cosa, dopo minuti era un'altra, quindi non era facile anche assecondarlo. E allora torniamo al computer di Alessandro e a quello che digitava prima di scomparire. Luoghi dove nessuno ti cerca, ma anche la distanza da casa ad Amsterdam. Precisamente Alessandro ha scritto proprio così. Quanto sono lontane le vostre case da Amsterdam? Voleva andare in Olanda, ma perché non dirlo ai suoi genitori? La procura di Modena ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona, proprio per non lasciare nulla di intentato. Anche Natasha vorrebbe uno scatto in più dalla sua Piacenza, ma gli inquirenti ad oggi credono che quella di andare via sia una scelta di Stefano. Io sono, credo, l'unica persona che possa in qualche modo mettere insieme i pezzi di questo puzzle. Quindi io sono disposta a tutto, sono pronta a tutto, a sapere anche la verità, nonostante ci sia qualcosa di illecito e non escludo anche reati. Ste e Ale, Ale e Ste, non si conoscevano. Uno Alessandro in cerca di un posto al mondo, l'altro Stefano abbacchiato dopo un'esperienza di lavoro a Zurigo. Insieme o separati, in Italia o altrove, la speranza è che siano liberi e consapevoli della loro scelta. Ma se così fosse, perché non farsi avanti, non dare un cenno? Tutti aspettano davvero il loro segnale. Quando le telecamere si spegneranno, io continuerò a cercarti, perché l'amore tutto può, l'amore non ha limiti, non ha orizzonti. Per quanto riguarda Alessandro, credo che adesso si meriti veramente un po' di pace. Tu ti meriti un po' di pace? Anche lui, perché se è finito in una cosa così, non l'aveva capito. Senta, Padre Nostro, lei ha fatto un'operazione brillante, non ne avevamo parlato, quella contro i maghi, no? I cosiddetti maghi, che maghi non sono, illudono le persone e poi li derubano. E in questo caso ci possono essere delle psicosette che agganciano i ragazzi in qualche modo? Ma allora, al momento noi stiamo comunque passando proprio sotto la lente di ingrandimento tutta un po' la vita, il quotidiano del ragazzo. Quindi non al momento siamo ancora in corso di fare tante ancora analisi e accertamenti, quindi non escludo né confermo, perché ovviamente ancora siamo in una fase in itinere che comunque non possiamo appunto escludere nessuna possibilità. Perché le mamme parlano di questi corsi, no? Dice insomma che questi ragazzi in qualche modo sono stati agganciati. Ma al momento siamo veramente nella fase proprio piena in cui stiamo indagando, ma ripeto, anche sin dall'inizio, dal primo allontanamento appunto del ragazzo, è stato subito immediatamente attivato quello che era il piano ovviamente previsto per le ricerche, quindi partendo appunto dall'interesse proprio della questura, quindi del questore, dai primi atti o comunque accertamenti che sono stati fatti dal commissariato appunto di Sassuolo, e poi da ultimo ora anche l'intervento e comunque la presenza del servizio centrale operativo, che insieme alla squadra mobile ora stiamo approfondendo, stiamo un po' anche allargando, grazie ovviamente alla procura che ci sta. È chiaro che anche l'altra mamma, no, vorrebbe l'apertura del suo caso come sequestro di persone, naturalmente a carico di ignoti. Senta, le volevo dire questo, se ha un attimo di pazienza. Che cosa abbiamo fatto? Noi è tutta la redazione che sta cercando di capire, naturalmente, se quei due ragazzi di Milano sono Alessandro e Stefano o sono altri ragazzi. Quindi i nostri colleghi hanno messo, no, queste fotografie, queste immagini in rete. Lo facciamo spesso, di solito, per le truffe romantiche, per scoprire i truffatori, quelli che dicono di essere vedovi con due figli e che poi invece sono ignari cittadini, allora, a cui hanno rubato la fotografia. Che cosa succede? Quando mettiamo questa fotografia, chi potrebbe essere? In rete ci appaiono due ragazzi. Se possiamo far vedere però quella che sotto appaiono i due ragazzi, proprio quella, la prima che volevamo mostrarvi, no?
Eccoli qua. Allora, che cosa succede, Padre nostro? Guardi, noi mettiamo, facciamo questo lavoro, no? Facciamo anche questo, insomma, immagino anche voi, però ci sono apparsi, me la lasciate quella fotografia, per favore? Grazie. Ci sono apparsi questi due ragazzi. Ora, che cosa succede? Che il nostro Giuseppe Pizzo, no? Io ho detto, senti, ma telefona uno di loro, lui poi insomma riesce a rintracciare tutti, ed ha contattato Lodo Guenzi, che tra l'altro sono tutti e due cantanti famosi, stiamo parlando dello Stato Sociale, un gruppo insomma importante che è andato a Sanremo, ha vinto, quindi rimettetemi per favore quella fotografia. Che cosa succede? Che Lodo Guenzi, noi, lasciatemelo un attimo, abbiamo chiesto a Lodo Guenzi, guarda, a noi ci è successo questo, ci sono due ragazzi che sono scomparsi, è stata fatta una fotografia a Milano il 18 febbraio, ci compare proprio la tua immagine, è possibile che eri proprio tu quello che era a Milano, perché poi in quei giorni si poteva andare anche per Sanremo, avanti e indietro, insomma è un posto, Milano veramente, dove si può andare ovunque. E Lodo Guenzi, lo ringraziamo perché ci ha risposto così. Allora, io devo dirti la verità, è uguale a me, in effetti. No, non sono io, non sono io, e non conosco nessuno che somiglia all'altro ragazzo, a parte un regista con cui non potevo essere in quel momento lì. Non ho quelle scarpe, non ho quei pantaloni, quella giacca lì ce l'ho versione cappuccio diversa, e non ho quella borsa, quel tipo di valigia lì. Non sono io, però è impressionante. Ho quella mascherina che hanno un sacco di persone, è impressione. Allora, abbiamo fatto vedere per invogliare, no, tutti quanti, insomma, a darci una mano. Padre nostro, grazie anche perché vi siete messi con questo impegno, queste mamme davvero disperate, insomma, che contano naturalmente su di voi. Allora, grazie per essere venuto nel nostro studio a Roma. Continuiamo con un altro ragazzo, perché guardate,